la Banca d'Italia. I titoli di Stato francesi, chi se ne è comprati? La Banca di Francia. I titoli di Stato olandesi, chi se ne è comprati? La Banca d'Olanda, sostanzialmente. E quindi domani, in un certo senso, il divorzio sarà più semplice. Uno dice, ma che Draghi ha fatto questo per rendere il divorzio più semplice? Probabilmente no, sicuramente no, ma è un dato di fatto che l'operazione, così come è stata congegnata, renderà tutto più semplice. Però questa roba, alla fine, crollerà. Perché crollerà? Perché Draghi ha avuto il pregio, il difetto, a seconda dei punti di vista, di prendere in giro i tedeschi dicendogli, guarda, io, siccome la mia missione è riportare l'inflazione al 2%, devo fare questa roba qui. I tedeschi, che hanno tanti difetti ma non hanno la nella al naso, mi hanno detto, no Draghi, te ci stai dicendo che stai facendo questo per portare l'inflazione al 2%, in realtà te stai facendo questo per aiutare l'Italia. Ne è nato un contenzioso enorme, Draghi si è dovuto sobbarcare vere e proprie, tanto qui si può dire, valanghe di merda purissima e distillata dai media tedeschi ed olandesi, che ovviamente non vedono in Draghi il loro simbolo, tutt'altro, loro vedono un italiano che ce l'ha fatta, cioè loro vedono in Draghi un impostore, cioè loro dicono Draghi si finge di essere un banchiere dell'establishment, ma in realtà è un italiano come Francesco Toscano o come Fabio Dragoni, anche se diciamo... È proprio uguale uguale no, dai. Così, ovviamente no, però per i tedeschi tu lo sai, vanno poco per il sottile. Perché questa roba alla fine crolla, Francesco? Crolla perché ora l'inflazione si ritorna al punto di partenza, ora l'inflazione supererà abbondantemente il 2%, e quindi i tedeschi vi diranno, sì, ok, amici del sole, fino ad ora ci avete raccontato la storia che compravate titoli di Stato italiani per far ripartire l'inflazione e non era vero nulla, tant'è vero che noi siamo ricorsi ripetutamente a Karlsruhe, la roba. Ora però la storia dell'inflazione non regge più perché l'inflazione è solo il 2%, quindi questi titoli non possono essere più acquistati. E allora infatti cosa sta facendo ora la BCE? Sta provando a cercare un modo, la BCE, per giustificare il fatto che si possano continuare a acquistare titoli di Stato, dicendo sì, no, ma l'inflazione deve essere vista a lungo termine come fanno in America, una cosa, un'altra. Però la verità qual è? E che bisognerà aspettare quello che accade in Germania a settembre, quando vinceranno probabilmente i popolari tedeschi, e i popolari tedeschi hanno già detto che loro vogliono tornare ai vecchi santi, alle vecchie regole, e lo ha fatto capire anche Wolfgang Schäuble mandando un pizzino a Draghi. Quindi alla fine della fiera qual è il risultato di tutto questo? Che Draghi non è affatto un collante per l'Unione Europea. Draghi è un elemento fortemente divisivo, ma non perché Draghi abbia a cuore le sorti nostre, perché c'è una storia dietro che i tedeschi non la sopportano. Tanto è vero che non è un mistero che se era per la Germania e per le ingerenze della Germania, noi avevamo ancora Conte. Invece ora abbiamo Draghi, che non è il nostro eroe, ma è nello stesso tempo una persona che i tedeschi detestano. Concludo dicendo, se io dovessi scegliermi un alleato, che alleato mi sceglierei? Senza alcun dubbio i popolari tedeschi. Io voglio che i popolari tedeschi vincano e stravincano, e io voglio che loro impongano la loro agenda, perché la loro agenda è inconcepibile con la nostra. È solo così che si arriverà alla rottura dell'Eurozona. Senti Fabio, ti faccio un'ultima domanda rispetto anche all'ansia pandemica, non ne abbiamo parlato per niente. Negli Stati Uniti sembra che ci siano dei governatori repubblicani del Texas, della Florida, che hanno chiaramente archiviato la stagione delle ansie e delle paure. Abbiamo visto in Ungheria 70.000 persone allo stadio, alla partita col Portogallo, tranquilli, sereni. Solo qui continuano a bombardare questa storia, evidentemente per risultati che loro conoscono e noi no. Perché continuano ad ossessionare la gente con queste paure? Ora c'è la Delta Plus, cioè perché continuano proprio qui in Italia? Cioè l'obiettivo loro è quello di finire il lavoro, cioè di strutturare quei reparti, quei tessuti economici che non ritengono funzionali, vogliono aprire questa nuova stagione per forza tenendo in piedi questo clima di preoccupazione. Cioè è chiaro, ormai anche un idiota si rende conto che il virus c'è se c'è dappertutto, non è che puoi andare allo stadio in Ungheria, ti puoi togliere la mascherina nel Texas e qua no.
Evidentemente qui c'è qualcuno che l'emergenza non la vuole mollare per ragioni che lui conosce. Quali sono, secondo te, queste ragioni? Allora, io parlerei di una differenza, diciamo, antropologica e di una spiegazione economica. Allora, è fuori discussione che molti di noi pensavano di essere di sinistra, molti di noi pensavano di essere di destra, molti di noi pensavano comunque di essere sovranisti, ma c'è una faglia di Sant'Andrea che divide in maniera netta chi è a favore della restrizione della libertà e chi è contro la restrizione della libertà. Quindi ci sono tanti pseudo-liberali che si credevano essere liberali, invece fanno il tifo per l'obbligo della vaccinazione, che è ciò che di più illiberale esista, o per le chiusure a oltranza nel nome dell'emergenza sanitaria. C'è chi invece si riteneva essere di sinistra e invece si trova a suo agio nello sposare l'assenza di qualsiasi obbligo di vaccinazione e le aperture, e le più ampie aperture possibili. Negli Stati Uniti è un dato di fatto che i repubblicani sono a favore delle riaperture, i democratici no. Questo è un dato di fatto e lo si riscontra, diciamo, nelle politiche adottate a livello di ciascun singolo Stato. Però è un dato di fatto inequivocabile, almeno questo è un primo punto di vista. Poi c'è invece una spiegazione un po' più contingente, che è una provocazione che io ho, di cui mi sono fatto spesso portavoce, e ritorno al punto di partenza. Se l'inflazione riparte, i tedeschi avranno buon gioco a dire è finita. E nel momento in cui i tedeschi diranno è finita e la BCE non può più acquistare titoli di Stato, l'Eurozona si disgrega, perché riparte la volatilità sui nostri titoli di Stato in particolare. E siccome il nostro debito è un debito grosso, e questo determinerà una implosione a livello planetario, cioè se è bastato... E qui, cari amici, ci ha spiegato tutto il coronavirus e il protrarsi di questa finta emergenza infinita. Le tensioni e la volatilità sul debito italiano senza una banca centrale dietro. È una roba che non si sostiene. Quindi delle due l'una, o se ne vanno i tedeschi o noi crolliamo e con noi crolla tutta l'Eurozona. Allora, in questo senso, il lockdown prolungato in Italia ha un po' l'effetto della tachipirina, cioè il lockdown è la tachipirina dell'economia, serve a raffreddare l'economia, ovviamente è una roba che io disprezzo e aborro, però... Chiaro? Mi sembra proprio che sia così, cioè il lockdown serve a raffreddare l'economia, in maniera tale da non far aumentare troppo i prezzi, perché se i prezzi aumentano succede che l'Eurozona si disgrega, perché l'Eurozona ha un collante, la guerra all'inflazione, e quindi è evidente che nel momento in cui scoppia l'inflazione tutta la costruzione dell'Eurozona deve combattere quella roba lì, e nel combattere quella roba lì si ammazza, c'è poco da fare, cioè è così. C'è poco da fare. In un certo senso il lockdown è una misura di politica economica. Cioè, il lockdown è una misura di politica economica. Può essere uscita dalla porta. Da un lato ci dicono l'austerità non vale più per tutto il 2022 perché abbiamo attivato la clausola di salvaguardia generale, però nello stesso tempo ti tengono in lockdown, che è peggio dell'austerità. Quindi sotto questo aspetto il lockdown è una sorta di misura che tiene bassa la temperatura dell'economia ammazzando le persone, perché perché la paura qual è? E la paura che se ripartono i prezzi, e ovviamente io sarei ben contento, perché se ripartono i prezzi, non che se ripartono i prezzi in sé, però se i prezzi ripartono, diciamo, vuol dire che l'economia riparte. E, diciamo, così deve essere, però ecco, temo che sia una misura di politica economica.